Ciao, sono Valentina Nappi. Cioè, gli italiani in tutti i modi, in tutte le elezioni nazionali, regionali, europee, hanno bocciato il Partito Democratico e voi, figli di suca minchia, figli di puttana, pezzi di merda maledetti, vi ripeto di nuovo, pezzi di merda maledetti, maledetti, la pagherete cara. Voi adesso fate il governo con il Partito Democratico, il partito amico delle banche, delle multinazionali, amico delle lobby, amico di Macron, della Merkel. Voi avete fatto 10 anni a parlare contro Macron, contro la Merkel, contro l'Europa, e ora fate il governo con il Partito Democratico. Vi meritate il peggio, vi auguro il peggio, vi auguro il peggio, figli di puttana, siete una razza tinta, siete peggio, molto peggio, di berlusconiani, molto peggio, di chi del PD, siete la vergogna, siete degli opportunisti, siete dei morti di fame che non hanno voluto mollare la poltrona. Voi la coerenza non sapete neanche che cazzo è, pezzi di merda, solo per la poltrona, perché siete 4 morti di fame quando hanno travagliato mai, ora a ciupare una poltrona non la vogliono mollare. Chi su siete? Di Maio, Di Stefano, chi su siete? Patuanelli, Duva, chi su siete? Pezzi di mia e da siete, tutti quanto siete la merda dell'Italia. Divertitevi a giocare, divertitevi, che siete nel palazzo ancora per qualche mese o per qualche anno, dopodiché farete la fine di Alfano, tutti bastardi infami. Il solito stronzetto che se becco chi è vado lì in Viale Monterosa di persona in alto e lo prendo a schiaffi, sono efficiente. Quanti sono i grillini incazzati per questo governo, caro Parenzo? Quanti sono, secondo te, i grillini incazzati? Ci sono oppure sono già tutti sulla barca del PD? O già sono tutti pochi, sulla barca pochi. Del PD? Secondo me pochi sono arrabbiati, in realtà. Pochi molto sono pochi. Arrabbiati, pochi. Sono già tutti sì, vabbè, passati. Quell'involuto. No, ma non passano andare sulla barca. I grillini rimangono grillini, sentilo, votano nella loro piattaforma Rousseau. Sentilo. I loro riti, sentilo, che a noi possono brindato, far sorridere. Hai brindato oggi, allora, hai brindato. Io non brindo, hai brindato, perché faccio un altro mestiere, quindi hai non brindo, brindato, faccio un altro mestiere, no, che è quello di un raccontare. Con grandi personaggi della, di grande sì, statura ho politica. Di grande no, statura ho scritto politica. Un'altra cosa, ho scritto su. È un governo politico fatto no, da no, ministri no, no, hai politici, detto di grande statura quartiere, politica. Sì, che hanno un loro spessore, certamente la politica. Prefetta, hai elogiato la il governo. Prefetta messa, no, come si fa a elogiare un governo che non parte ancora? Beh, bisogna giudicarlo, noi ti siamo piace i guardiani in, del potere. In partenza ti piace noi più questo dell'altro. Noi siamo i guardiani, quindi ciao, dobbiamo stare, i giornalisti devono stare sempre ciao, all'opposizione per definizione. Ma se nasce un governo con dei nomi interessanti, vanno visti per quel che sono. Ad esempio, la signora dottoressa Lamorgese all'interno è un segnale straordinario per neutralizzare il signore del Papete che ha, ci ha fatto passare un anno con le moto d'acqua, con le felpine, con le mascherine, con i cappellini ma della faceva, polizia, eccetera. Ma è una funzionaria, ora va un tecnico, è una funzionaria, ora una c'è cioè un prefetto, una che lavorava con Alfano, una che conosce una che la macchina, Alfano, ma che c'entra per cosa lavorava? È un uomo dello Stato, è un uomo delle istituzioni, la Lamorgese, una donna, terza donna al Ministero e dell'Interno, chi se ne frega, questo è dato interessante, chi se ne frega? Bello che sia una donna al Ministero ma dell'Interno, che bello, che cazzo me ne frega? E quindi è un segnale interessante, no? Beh, è una cosa da tenere in considerazione, vabbè, comunque, se vuoi ti spiego anche perché, ragazzi, ma cioè, è un governo che va giudicato per quel che farà. Ragazzi, l'avete capito? Fermi, c'è il grillino palermitano. Voglio sapere quanto è incazzato. Voglio sapere quanto è incazzato. Dimmi, grillino, dimmi. Scusami, se mi vuoi bene, mi chiama ancora grillino. Porca botte, grillino, ormai c'è Parenzo. Ora Parenzo è grillino. È un grillino pezzo di merda. No, ma veramente Parenzo, no. Ma veramente non sono grillino, anzi. Sì, sei un grillino, ormai vi siete ma non lo sono uniti. In realtà. Siete un'unica identità. Ma non lo sono uniti chi? I UPD, cazzo tu, perché... Ma e anche me, la tua Emma Bonino ha detto che fa schifo questo governo. Ma tu sei come se lo lisca culo. Emma Bonino non, fino lo, al non credo che lo voterà, infatti. Ma non lo voterà, che cos'è bravo. Che ti fa impazzire? Non esatto. Ho capito, amico ex non grillino palermitano. Dimmi. Giuseppe, mi fa impazzire che è una, l'incoerenza allo stato puro. Se ne sono dette di tutti i colori dagli ultimi 5 anni. E ora chi fanno? Fanno come non siamo, come se niente fosse. È quel Brunello di Grillo pure. Il fondatore del mio cazzo
che apre la trattativa con Renzi, è tutta una buffonata. Comunque fra 6 mesi Salvini e la Meloni al potere, vedrai. Scusami, mi sembri affaticato, che è successo? Mi sembri un po', che sembri un po', mi sembri un po' col fiatone, che è successo? È già pronto, è già pronto. Gottardo, che vuoi dire all'ex grillino palermitano? No, voglio dire che faccio un appello all'amico che un tempo votò il Movimento 5 Stelle. Faccia un dispetto, fotta il sistema. La prossima volta non vada a votare. Bruci la tessera elettorale, amico palermitano. Esatto. Ma a chi devi votare? Non vada a votare, fotterà il sistema. La cosa vergognosa è Parenzo, che fino a poco tempo fa c'è pure una telefonata registrata quando mi chiamassi, Giuseppe. Dice: io sarei l'escaculo se starei con i grillini. Ora così, pezzi di scaculini. Sono morte due maestre di grammatica mentre lei parlava così. Se starei, non sono morte due maestre. Con chi sei? Ma perché, perché gli dai dell'involuto, Davide? Perché gli dai dell'involuto? Spiegami, perché dai dell'involuto al grillino? Perché non sa argomentare, Giuseppe, non sa argomentare. Ma lui oramai è con Di Maio, con tutti quelli, come si chiama? Io non sto con nessuno, sto con me stesso. Io sto con me stesso e faccio il mio lavoro, quindi giudico via via quello che succede e non mi interessa. Nel senso che nessuno mi paga lo stipendio, non me lo paghi tu. No, ora, ma nel senso che nessun politico mi ha mai pagato lo stipendio, capito? No, ma ti voglio rassicurare, A me nessun politico mi ha mai pagato lo stipendio, capito? Bene, se posso difendere Parenzo, amico da Palermo. Nessuno. Amico da Palermo, quello che deve vergognarsi è lei. È lei che ha votato il Movimento 5 Stelle. È lei che ha mandato Di Maio in Parlamento. Non rompe i coglioni a Parenzo. La campagna elettorale contro il PD. È lei che deve vergognarsi. E mi devo vergognare, da vergognare tu, casi. Certo, li ha mandati lei in Parlamento questi qua. Da vergognare tu che esiste, casi incapatia. È lei che si è messo a 90 gradi nei confronti dell'inciuccio che è accaduto. Assolutamente no. L'inciuccio l'hanno fatto questi pezzi di merda dei 5 Stelle. Con il suo culo, però. È lei che ci ha messo il culo sulla tessera elettorale. Io? Ho capito, infatti è deluso. Infatti è incazzato. E allora, la prossima volta stia a casa. Io il culo te lo rompo a te. Lei non è capace di votare. Lei non è capace di votare. No, ma queste espressioni nella società ci saranno sempre, queste marginalità. Questo è il problema. Ma siamo la maggioranza, perché un Rousseau. Lei è una simpatica marginalità, nel senso che in una fase politica la violenza e il rancore sono state canalizzate. E quindi lei rimane quello che era prima, c'è una persona appunto potenzialmente violenta, marginale, ma stanno tranquilli. Vabbè, sogna Parenzo, sogna. Ciao, ciao, sogna. Ciao. C'è spazio per tutti, caro, ciao.